oltre 6 milioni di euro all'Aquila dalle fondazioni di origine bancaria italiane per il tramite dell'Associazione di Fondazioni Bancarie e Casse di Risparmio. Si è parlato di questo, ma anche di molto altro, all'evento organizzato dalla Fondazione Carispac dal titolo L'Acri e le fondazioni di origine bancaria, al fianco delle popolazioni colpite dal sisma, nel corso del quale è stato tracciato il bilancio degli interventi realizzati a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 2009. L'incontro ha visto la partecipazione del presidente dell'Acri Giuseppe Guzzetti, del presidente della Fondazione Carispac Marco Fanfani e del presidente dell'Assemblea dei Soci Fabrizio Politi. È stata l'occasione anche per una riflessione sul ruolo delle fondazioni di origine bancaria a favore dello sviluppo socio-economico dei territori. Mi pare che in 10 anni si è fatto, certo, c'è ancora molto da fare, però l'importante è che si sia cominciato a dimostrare che l'Aquila può tornare a vivere, può tornare a essere la città dell'università, la città delle arti, la città delle professioni, la città dell'economia. Noi abbiamo destinato una parte di questi soldi non a finanziare interventi singoli, ma a fare un fondo di dotazione perché le banche potessero su questo fondo erogare mutui a tassi molto ridotti, qualche banca può darsi che abbia anche dato tassi senza interessi per sostenere l'economia, quella piccola, gli artigiani, i coltivatori diretti, i piccoli commercianti. Gli obiettivi che c'erano oggi sono diventati realtà, dalla prima messa in sicurezza della Basilica di Santa Maria di Collemaggio al sostegno alle istituzioni culturali più importanti e successivamente a quelle più piccole e meno strutturate, oltre alle associazioni sportive dilettantistiche, fino al contributo per sostenere il completamento della Casa del Volontariato. A questi interventi si sono aggiunti il recupero e riapertura di Porta Napoli, il restauro della Chiesa di Madonna Fore e del soffitto ligneo della Basilica di San Bernardino. Altro importante progetto in corso di realizzazione grazie al sostegno delle fondazioni di origine bancaria è la riqualificazione urbana del Parco del Castello e l'imminente avvio dei lavori di restauro del Torrione. Naturalmente non è mancato il sostegno al sistema economico delle piccole e medie imprese, aiutate nella ripresa delle loro attività, attraverso la costituzione di un fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito insieme al sistema Confidi. Questa azione ha consentito di erogare più di 6 milioni di euro a commercianti ed artigiani del cratere sismico. Non è mancato il supporto al sistema dell'alta formazione, in particolare all'Università degli Studi dell'Aquila.